Oh, eccoci qua. Allora, state vedendo una cosa storica per Genova, per la Liguria, ma anche per l'Italia. Stiamo demolendo, abbiamo iniziato ora la demolizione con questa e poi con una pinza come questa più grande, con un braccio di 60 metri che arriverà, il quartiere di Begato. Quello che vedete qua intorno sono le famose dighe di Begato, dove vivevano centinaia di famiglie, uno dei quartieri più degradati non solo della nostra città, capoluogo della regione Liguria certamente, ma direi d'Italia, equivalgono alle vele di Scampia. Bene, con un'opera che nessuno aveva mai pensato prima, abbiamo deciso con il sindaco Bucci, con la nostra azienda di edilizia popolare Arte, di demolire completamente, spostando centinaia di nuclei familiari che già non vivono più qua da molte molte settimane. Abbiamo ridato a tutte le famiglie una casa più decente, in quartieri migliori della città, dove poter vivere la loro vita, in una casa ovviamente alle stesse condizioni di quella che avevano qua, e adesso sbricioleremo letteralmente questi palazzi che erano diventati un covo di spaccio, di riciclaggio, dove le stesse famiglie per bene avevano paura a far uscire di casa le proprie figlie e i propri figli per paura di quello che poteva accadere. Qua verrà un bellissimo parco in cui costruiremo pochi alloggi nuovi, sempre di edilizia popolare convenzionata, ma con criteri moderni, dove famiglie potranno crescere i loro figli in sicurezza. Era questa gigantesca diga, si chiama diga perché questa è una bellissima valle in cui qualcuno follemente aveva pensato di costruire un edificio modello Unione Sovietica, poi trasformato in una sorta di ghetto per centinaia e centinaia di persone. In un anno abbiamo trasferito centinaia di nuclei familiari, vado a memoria 400 nuclei familiari, qualche cosa del genere. Oggi completamente vuoto, finalmente la soddisfazione di vederlo sbriciolato da questa ruspa. È un simbolo che vuol dire mai più un quartiere del genere. Questo dimostra che, al di là di quello che qualcuno sproloquia in giro, questa è un'amministrazione che distrugge il cemento, non fa cemento. La rigenerazione urbana è la nostra religione, dove buttiamo giù ricostruiamo con criteri più moderni e in misura minore. Vale per Begato, vale per NBIC, vale per Waterfront di Piano, vale per La Palmaria, vale per il Waterfront che ho presentato ieri a Savona di Villa Zanelli, che recuperiamo anch'essa agli onori del mondo dopo decenni d'abbandono. Vale per ogni operazione urbanistica che stiamo facendo, e presto metteremo mano con il sindaco Bucci al gigantesco centro storico di Genova per farlo tornare una perla di civiltà, essendo protetto dall'UNESCO, come è giusto che sia. Però questa è un'opera che vale tante decine di milioni di euro, che nessuno aveva mai neppure osato pensare, anzi tutti qua venivano a prendere dei voti, a fare le loro cantele, a promettere qualcosa. Noi lo stiamo buttando letteralmente giù. Forse è passata un po' inosservata rispetto ai grandi piani, rispetto al Ponte Morandi, al Parco della Rimembranza che nascerà sotto, alla riqualificazione di NBIC, anch'essa ferma da 30 anni e che abbiamo cominciato anche quella a portare avanti, abbiamo già dato l'appalto, rispetto al Waterfront che completa la città di Genova con il Porto Antico. Però questo per me è il lavoro più importante che stiamo facendo insieme allo scolmatore del Bisagno. Vuol dire sicurezza per i nostri cittadini, vuol dire niente più alluvioni e vuol dire case decenti per tutti, chi può permettersene e chi non può permettersene. E questo lo stiamo facendo ora fisicamente, ci tenevo a esserci perché quello che state vedendo è, come dire, un piccolo lavoro per questo braccio meccanico, ma un gigantesco lavoro dei nostri uffici di progettazione, di utilizzo di risorse, di cambiamento di filosofia di questa città, dove i cittadini non sono più sudditi a cui chiedere il voto per votare qualcuno, ma sono cittadini, qualunque sia il loro censo, la loro classe sociale, che meritano e hanno diritto ad una casa decente, e queste non lo erano. Quindi sono contento ed è una delle giornate più belle del mio mandato da presidente. Ciao a tutti.